respiro e dal piano gentile, le cronache, i grandi mezzi. Da più di 10 anni la trasmissione top dei cuori azzurri. In studio Luca Pizzeretto e Laura Cirilli. Buon ascolto e forza Inter! Salve, salve, salve a tutti, non siete davanti ad una serie TV. Ciao a tutti. Ma siete a Forever Inter, sì, Laura, oggi... Oggi che cos'è? È la pioggia che ti ha reso così? Oh, mi sento vintage, quindi sono tornata alla mia adolescenza. Con la sigla di Dawson Creek, così, oggi mi andava. Oggi mi andava così. Sì, dai, cominciamo anche a mettere un po' di musica, sì, certo, però mettiamo qualcosa di più sostanzioso. E poi metteremo anche cose più sostanziose. Però la realtà è che il momento dell'Inter è un po' così malinconico. Sì, purtroppo sì. Quindi tutto sommato, dai, ci sta questa canzone che ispira la mia malinconia, tutta la mia malinconia sentimentale in questa canzone. È un po' come l'Inter, insomma. Purtroppo l'altra volta ci eravamo salutati dicendoci magari chissà la prossima settimana commenteremo 2 vittorie, invece no, ci è andata male, commenteremo ben 2 sconfitte. Appunto, esatto. Quindi una bella tragedia, sì. Altro che Dawson Creek, qui ci vorrebbe non so che, esatto, anche una cosa così, ci vorrebbe l'esorcista per riprenderci da quello a cui stiamo assistendo. Brutte partite tutte e due, dal punto di vista del gioco quella con la Sampdoria migliore, ma purtroppo non per il risultato. No, assolutamente no. E facciamo una cosa allora, Laura, per iniziare subito e dare il senso di quello che stiamo dicendo, io mi ascolterei la sintesi di Sampdoria-Inter, sentiamo quello che è successo, poi rientriamo, chiamiamo anche insomma il nostro primo ospite. E cominciamo a entrare nel vivo del programma. Partiamo con la sintesi. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. I blu cercati per confermarsi e correre verso l'Europa, i nerazzurri per uscire dalla crisi e rialzare la testa. Ben ritrovati da Alberto Pucci, buona serata dal Ferraris di Genova. Benvenuti a Sampdoria Inter, match valido per la 28ª giornata di Serie A Team. Dopo la splendida vittoria contro la Roma, la Samp è attesa dall'ennesimo esame di maturità. In casa Inter invece persa la chance di avanzare in Europa League. C'è bisogno di una prova convincente e di 3 punti per uscire dall'anonimato di una classifica davvero brutta. Palla dentro per il compagno Muriel! Che giocata di Luis Muriel! Che si mangia il gol dell'1-0! Sarebbe venuto giù lo stadio. Shaqiri prende il fondo, arriva il cross per Guarin, gli porta via letteralmente il pallone Icardi, gioca largo qua per Eder ai 25 metri. Eder prova la conclusione, Handanovic, palla larga per Eder, area di rigore Eder, Shaqiri esplode al sinistro, che si impenna altissimo, allontana De Silvestri, e adesso qui riparte di gran carriera Muriel, che fa secco D'Ambrosio, se ne va anche Ranocchia che lo tiene per la maglia. Muriel rientra sul destro, prova la conclusione, pallone alto, poi sarà solo recupero, intanto Icardi in area di rigore, Icardi! Secondo tempo cominciato in questo istante.
Icardi, area di rigore, Icardi prova la conclusione, quella che va a sbattere sulla traversa, poi Shaqiri. Prova a chiuderlo Palombo, Brozovic lo salta, pallone per Guarin. Bella cross, ha tentato la deviazione nell'area piccola. Shaqiri prova a liberarsi, attenzione, potrebbe provare. Contiene Soriano, Guarin trova il fondo del colpo di testa in torsione di Icardi, palla alta. Vaider prova la fucilata, il palla rete! Vantaggio Sampdoria! Eder esplode il Marassi! Una botta tremenda! Ancora Eder! Pallone fuori di niente! Attenzione, ha detto, è libero dalla porta opposta, Eder, palla ancora dentro per Obiang, anticipato, grande ripartenza Sampdoria, vicino al 2-0. Poi Palacio prova la conclusione, destro Spilenco del Trenza. Obiang vince un ripallo, Obiang da solo, Obiang prova la conclusione, qui un miracolo di Vidic. Inter non può più perdere molto tempo, tanto qui la deviazione di Icardi, game over, esulta Sinisa Mihajlovic, Sampdoria che vince 1-0, grazie al gol di Eder. Va bene, allora abbiamo ascoltato insomma un po' quello che è successo, questo tra l'altro anche sfortunati perché Der Laura ha trovato questo gol sì. Pazzesco. Sì, però c'è da dire che comunque le occasioni ce l'hanno avute, eh? Sì, sì, no, anche noi. Esatto. Però no, magari loro hanno avuto più fortuna. E poi vogliamo dire che giocatore che ha Eto'o. Eh sì, e poi ancora un grandissimo giocatore. Trovarci contro Eto'o, sì. È stato veramente, veramente brutto, sì. Poi vederlo giocare insomma a quei livelli mi ha riportato un po' indietro nel tempo. Però peccato che indossasse un'altra maglia. Esatto, un po' indietro nel tempo purtroppo però maglia inversa, sì. Quello è il problema. Quello sì. Già, e comunque ecco, a questo punto diciamo che gli obiettivi sfumano completamente tutti, diventa difficile anche raggiungere l'Europa League. Ma a questo punto io credo che se non abbiamo un mercato decente è inutile che entriamo in Europa League. Poi l'avevo ribadito anche nella scorsa trasmissione. Alla fine se magari ecco proviamo a fare una squadra forte, adesso non voglio fare la romanista di turno, però magari ci proviamo il prossimo campionato. Diciamo che stiamo gettando le basi per una stagione coi fiocchi. Speriamo, ne parliamo per esempio con Vincenzo Bisbiglia. Vincenzo! Ciao Vincenzo! Eccoci! Ciao Laura, ciao Luca! Ciao! E allora, insomma, veniamo da due partite che ci hanno sbattuto definitivamente, no? Fuori dai nostri obiettivi. Sì, diciamo che insomma il clima di depressione un po' è giustificato fondamentalmente. E quindi diciamo che c'è stato, guarda, diciamo te l'ho detto già scorsa settimana, forse l'unico errore commesso un po' da Mancini è stato quello di non dare tutto per la Coppa, perché sinceramente il Wolfsburg si poteva battere, con un po' di fortuna si poteva riuscire a passare il turno. E poi sai, magari uno con il Napoli se la giocava, no?
perché comunque sai, è un derby italiano, insomma, te la giocavi, quindi voglio dire, la partita abbiamo perso all'andata, no? Quindi insomma anche lì, ecco, c'è stato questo. Per il resto c'è poco da dire, ma nel senso c'è molto, perché comunque fondamentalmente c'è una squadra da rifondare. Io ho letto un tuo post di qualche giorno fa, Luca, dove tu giustamente dicevi che forse sarebbe stato meglio giocarsi la carta Mancini a giugno, e diciamo che alla luce dei fatti concordo, perché comunque questi non sono allenatori che possono entrare in corsa, ma non, senza nulla togliere a Mancini, per carità, anzi, secondo me forse se ci mettiamo a fare il calcio non è soltanto numeri, no? Perché certo, comunque sia, sì, è vero, ha fatto forse gli stessi punti o poco meno di Mazzarri, però comunque rispetto al a Mazzarri purtroppo sono parecchi di meno rispetto allo sono di meno a questo punto eravamo quarti. Sì, io parlavo rispetto alle partite che ha fatto Mazzarri quest'anno. Ah, ok, ormai Mancini ne ha fatte di più, quindi secondo me diventa anche impossibile fare un paragone. Sì, no, ma al di là, ma appunto, ma i numeri poi fino a un certo punto, perché poi uno deve vedere lo stato dell'arte e tutto. Io credo che comunque sia l'impronta di Mancini si sia vista col materiale a disposizione, che è scarso e che non è ben assortito soprattutto, e speriamo, diciamo, ecco, io forse, come giustamente hai detto tu, se proprio bisognava andare via Mazzarri, magari sarebbe stato il caso di prendere un buon traghettatore, perché poi ci sono anche allenatori specializzati ad arrivare in corsa, non è detto, insomma comunque ma questo poi è anche il difetto di non avere magari, ecco, ancora dei un direttore sportivo molto forte, insomma, molto ferrato in questo, insomma, senza nulla togliere a chi c'è adesso. Dico che sostanzialmente, ecco, vabbè, ormai, insomma, non ci dice, io spero che lui non si deprima, che la piazza non si deprima, e che insomma si cerchi di costruire una buona squadra per il prossimo anno. Detto questo, io voglio fare voglio lanciare una provocazione, però Luca, che tu sì, su questo non sei d'accordo, okay, e non te l'avete già detto, però insomma allora rispetto ai finanziari, questa regola del settore finanziario che quest'anno purtroppo ci porterà ad avere l'anno prossimo delle penalizzazioni, con questa regola le penalizzazioni arrivano nel primo anno che tu vai a giocare le coppe, ok? Quindi se noi quest'anno ci qualifichiamo in Europa League potremmo fare un mercato molto risicato, e se quest'anno non ci qualifichiamo in Europa League, diciamo, le sanzioni arriveranno successivamente, però magari quest'estate potremmo fare un mercato abbastanza, insomma, regolare, normale, dove magari provare a investire e trovare a prendere dei giocatori con un progetto triennale, come piace appunto a Mancini, e chissà, magari il primo anno utile, che magari arrivi anche in Champions League invece di andare in Europa League, ti entrano dei soldi e tu riesci in qualche modo ad ottemperare questo, con i proventi della Champions League riesci a pagarti la multa sostanzialmente delle sanzioni, e tanto ti sei fatto il mercato. Tu praticamente dici che è meglio non andare in Coppa il prossimo anno? Praticamente sì. Io invece sono proprio d'accordo. Sì, ma anche, l'abbiamo detto anche prima, Sì, perché sostanzialmente se tu non vai in Coppa quest'anno, ma al di là poi della Coppa Stanca, tutte queste cose che sono anche delle cavolate, poi sinceramente, però è proprio un discorso economico. Tu quest'anno puoi fare il tuo mercato tranquillo, nessuno ti rompe le scatole, e poi ti paghi le sanzioni, e poi fai una squadra per andare in Champions, e se riesci ad andare in Champions ti paghi le sanzioni con i proventi della Champions. Questo
questa purtroppo è l'unica nota positiva in mezzo a tutto questo disastro. L'altra nota positiva è che mi pare siamo a 40 punti e quindi in realtà non ci siamo ancora a 40 punti, esatto. Vabbè, nei pareggi li faremo da qui alla fine della stagione. Però diciamo che oltretutto penso che quest'anno sia un po' più bassa la soglia. Ci rientriamo, però ecco, insomma, non voglio arrivare a pensare. Mi ha ricordato un Reia di qualche anno fa, quando con la Lazio, forse il primo anno di Lazio di Reia, che entrò dopo, prese la panchina in corsa, insomma, raggiunse i 40 punti e disse in un'intervista: ok, abbiamo 40 punti, siamo salvi. Ecco. Mi ha ricordato proprio lui. Ma a questo punto purtroppo uno deve anche avere a che fare, cioè io penso che Ranocchi e Juan Jesus non ce l'ha neanche Cagliari. Esatto. Purtroppo sì. Di questo livello, insomma, quindi voglio dire, almeno stiamo tranquilli, insomma, cerchiamo di ricominciare, anche perché poi insomma i nostri tifosi sono anche un po' esigenti, no? Quindi insomma speriamo anche troppo. Sì, io sinceramente questa cosa forse l'ho già detta, mi è dispiaciuto che nella partita di ritorno con Wolfsburg in quei fischi, perché i fischi diciamo la squadra non li meritava in quella partita, ma probabilmente erano fischi alla stagione. Sì, esatto, erano comunque fischi. Però io ho visto dei giocatori limitati, ho visto un materiale umano limitato, che però insomma si impegnava, quindi visto magliette sudate alla fine della partita, quindi ecco, io non sono per fischiare, io fischierei una situazione tipo quella sempre in Coppa della Roma, no? Che comunque insomma c'era stata parecchia rispetto, no, alla caratura della tecnica della squadra, insomma alcuni errori di sciatteria, ecco, io fischio la sciatteria, non fischio il tasso tecnico basso, sostanzialmente. Sono d'accordo con te, comunque poi i fischi non aiutano mai, anzi peggiorano soltanto le situazioni. Sì, esatto. Adesso Andanovic non rinnoverà il contratto. Anche se oggi, allora io adesso non so, perché ora le voci chiaramente di mercato sono un po' premature, però se dovesse andare via Andanovic, cosa che secondo me è possibile, perché effettivamente lui vuole giocare la Champions, oggi leggevo dei nomi, tra cui si faceva quello di Pepe Reina, e sapete, a me non dispiace per niente, perché è un portiere d'esperienza che al Napoli ha fatto già vedere molte cose buone in Italia, ha fatto vedere che nel campionato italiano ci sa fare. Io non mi preoccuperei molto del portiere, ci dobbiamo preoccupare di altre cose. Se proprio, ecco, a meno che non, cioè è difficile prendere un portiere scarso, insomma, c'è chi ce l'ha il portiere scarso, sì. Spero che si vadano a cercare qualcosa di buono, c'è anche Bardi che è interista, che è l'Inter, che sta facendo Io su questo invece non sono d'accordo, nel senso, secondo me il portiere non può essere un giovane. Su questo proprio, a parte che io non sono mai per i giovani, e quindi purtroppo calcisticamente io sono proprio tutto fuorché per i giovani. I miei giocatori dovrebbero essere tutti d'esperienza e già forti. Perché con i giovani non vinci. Però al di là di questo, che è sempre stato un mio pensiero, e comunque supportato dai fatti oltretutto, però va bene, però per il portiere proprio no, perché per me il portiere può essere giovane, ma allora deve essere un secondo. Un primo portiere non può essere troppo giovane, perché il portiere deve essere necessariamente, deve avere esperienza, perché il portiere è quasi un capitano aggiunto. Dipende anche come compone la difesa, perché poi certo in mezzo a, insomma, con i difensori che abbiamo adesso, un portiere giovane è evidente che non è possibile. Se tu, ecco, hai dei difensori di
di alto livello. Ma non li abbiamo noi, non li abbiamo noi. No, vabbè, certo, dovessi andare a fare una difesa, ecco, la difesa si fa anche in questi ragionamenti, insomma, comunque, insomma, la difesa è tutto un reparto, compreso il portiere, quindi se tu hai due centrali comunque di esperienza che danno sicurezza al portiere, poi il portiere ha anche la possibilità di crescere bene, insomma, quindi comunque ricordo, vabbè, poi certo, Buffon ne nasce uno ogni 40 anni, quello è vero, però insomma un portiere di personalità arriva anche a 18 anni, importante. Io non mi ricordo, onestamente non mi ricordo portieri di personalità di 18 anni. Io mi ricordo che l'Inter ha una storia di grandi portieri e tutti insomma già diciamo arrivati. E l'unico giovane che abbiamo avuto è stato Fre ed è stato forse uno dei peggiori della nostra storia. Quindi per questo dico che per me il portiere deve essere i capelli erano belli. Per me il portiere deve essere esperienza. Io quando parlo di grandi portieri dell'Inter ricordo Zenga. Ricordo Pagliuca, ricordo Toldo, ricordo Giulio Cesar, insomma tutti i portieri che comunque avevano è stato il suo ragionamento, adesso insomma stiamo un po' sparlando, poi evidentemente no, perché è molto probabile che comunque dovremo cambiare portiere, quindi ne dovremo poi riparlare di questa cosa. Vabbè, senti, certo, io prima di salutarti, perché poi il tempo è quello che è, e volevo da te una battuta anche su quello che è stato, dopo ne parleremo meglio più approfonditamente nel resto del programma, insomma la sentenza di Calciopoli con questa prescrizione che comunque si sapeva che c'era, però insomma voglio dire una prescrizione che arriva ma non dopo che c'è stato un ribaltone, ma anzi dopo una conferma dei reati. Certo, io, ma purtroppo questa, diciamo, la prescrizione è un po' fin di andata del sistema di giustizia italiana, per cui dovremmo aprire un altro capitolo. Ad oggi, diciamo, i suoi sodali hanno, almeno a livello di dirigenza di Juventus, hanno diciamo, ottenuto soltanto condanne, sia in giustizia sportiva che in giustizia appunto giustizia ordinaria. Il tema della prescrizione è arrivato, ma è comunque sì arrivato con la conferma dei reati, come dicevi tu. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è stata invece, questo non riguarda questo capitolo, ma riguarda i capitoli precedenti, le assoluzioni degli arbitri, perché comunque sia, insomma, anche lì, diciamo, c'è stato un po', forse non si è voluto inserire su certe situazioni, però insomma le sentenze ci sono e vanno rispettate. Detto questo, Calciopoli è stato un fatto importante, e le altre cose sono soltanto chiacchiere, perché nessuno le ha mai giudicate, nessuno le ha mai tirate fuori. Io mi auguro soltanto, Luca, veramente lo dico con il massimo senso di sportività, la Juventus in questi anni sta facendo qualcosa che non ha forse mai fatto nella sua storia calcistica, sta almeno dagli anni 50, sta producendo un bel calcio in Italia, sta producendo un bel calcio in Europa, ho visto la partita col Borussia Dortmund. Sì, ma il Borussia è molto in crisi. Davanti Juventino convinto, mi ha veramente fatto una bella impressione la squadra, proprio come giocare il valore dell'avversario. Io spero che si torni finalmente a parlare di calcio attuale e ci si lasci dietro quella che è stata una brutta pagina per tutti, perché noi vorremmo vedere la Juventus in Serie B, ma vederla da terz'ultima o da penultima, insomma, non retrocessa per colpa di cose veramente che col calcio non c'entrano niente, e quindi insomma auguro ai tifosi juventini tanti altri anni di Serie B, ma sul campo. Va bene, Vincenzo, ciao, grazie. Ciao Vince. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
Va bene, allora ringraziamo Vincenzo Bisbiglia e sì, poi adesso poi su Calciopoli Laura ci torneremo. Sì, sì. Col suo programma, io direi di fare una cosa allora adesso, visto che abbiamo parlato anche della partita, delle partite dell'Inter e del momento dell'Inter, andiamo ad ascoltarci anche le parole di Mancini. Vai. E nel frattempo, mentre Mancini parla, proviamo a contattare il nostro prossimo ospite. Roberto, il commento ha detto che forse il pareggio ci sarebbe stato stretto, invece siamo qua a raccontare una sconfitta. Sono quelle situazioni così, momenti difficili, nonostante comunque stasera la squadra ha giocato, meritava di vincere, però questo è il calcio, bisogna sapere accettare anche questo. L'hai provato, hai provato 4-3-1-2, 4-2-3-1, hai cercato di trovare vari metodi per aggirare loro e soprattutto per non farli ripartire, cosa che insomma alla fine è riuscita abbastanza bene, qualche ripartenza visto la loro qualità ci sta. Beh, qualcuno per forza, perché comunque hanno sempre avuto la palla noi, sono sempre stati là, qualcosa doveva concederli. Però nel complesso anche la difesa stasera è andata molto meglio, quindi fa piacere. Con Jesus a sinistra, con Vidic e Ranocchia, ti ha dato soddisfazione il pacchetto difensivo o ti ha dato soddisfazione più l'atteggiamento in fase di non possesso, cioè come la squadra non faceva giocare la Samp? No, la squadra mi è piaciuta come ha giocato, poi è chiaro che le partite purtroppo devi far gol e stasera abbiamo avuto diverse occasioni per farlo, poi per come la difesa è stata compatta senza concedere molto, è chiaro che avendo Jesus a sinistra magari lo spingiamo più, però in questo momento probabilmente forse è meglio, ecco. La classifica ovviamente alla luce di questi risultati dice che è ancora più complicata con 3 punti in meno a disposizione e con le altre che hanno guadagnato punti su di noi. Sì, ma questo era difficile anche domenica scorsa dopo Cesena, però 10 giornate credo che noi abbiamo il dovere di fare il massimo e vedere come finirà. Adesso la sosta arriva giusta, serve per recuperare qualcosa, qualcuno. Tanto non avremo Vidic e Icardi contro il Parma, per esempio. Sì, non so se serve, io sinceramente quando si perde è meglio giocare, meglio andare alla sosta con una vittoria, però è così, quindi speriamo che serva per recuperare un po' almeno. Trova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199-100-200. Prova Interchannel e poi scegli. E allora, Laura, eccoci di nuovo noi in diretta. Abbiamo ascoltato da Interchannel le parole di Roberto Mancini dopo Sampdoria Inter. Adesso credo che abbiamo un grandissimo ospite. Abbiamo con noi Massimo Marazzina. Massimo, grazie, ciao, buonasera a voi. Ciao. Ciao Massimo. Ciao. Allora, insomma, parliamo, chiaramente noi qui parliamo di Inter, lo sai, e quindi non possiamo non chiederti, tanto per cominciare, visto che comunque tu nell'Inter hai fatto le giovanili, ci sei cresciuto, quindi conosci benissimo. Ho esordito, sì, insomma, Conosci benissimo l'ambiente nell'azzurro, come si suol dire, e quindi ti chiediamo insomma un commento sul momento dell'Inter, perché poi questi sono i momenti in cui si soffre particolarmente, no, a Milano. Ma sì, anche se io, diciamo, quando ero all'Inter c'era anche un altro presidente, quindi si parla proprio di un'era preistorica, insomma, quindi c'era un altro presidente e tutto. Ma tu hai esordito nel 93, se non sbaglio. Io ho esordito, sì, con Giampiero Marini in panchina a Torino contro il Toro. Sì, mi ricordo bene, insomma, poi quell'anno lì ero sempre aggregato con la prima squadra e insomma dispiace vedere l'Inter così, perché io comunque nasco interista, poi ho avuto anche la fortuna di fare il settore giovanile all'Inter, prima era stato anche scartato da altre squadre, poi è arrivata l'Inter e fortunatamente mi prese. Ha visto lungo, insomma, e ci ha visto bene. Spero. E come ti ho detto, mi dispiace vederla così, però è anche vero che comunque non è più, come si può dire, mi dispiace magari anche per quelli che ci sono, che non la prendono male, però non è più l'Inter che ti posso dire di una volta, senza andare tanto lontano di quelli che affrontano, della squadra che comunque mi ricordo che magari nel 2000-2005 ho avuto il piacere di affrontare. Insomma, prima io credo che per mettere la maglia dell'Inter dovevi essere speciale. Dovevi essere un giocatore speciale, come poteva. Beh, è un po' quello che sta succedendo nel campionato italiano, come lo stesso discorso può
essere anche per il Milan o per la Juve e per le altre 3-4 squadre che notoriamente sono le più importanti d'Italia e del mondo. Adesso invece forse la possono mettere tutti. Senti, secondo te, insomma, questo dipende anche dal cambio che c'è stato in società dell'avvicendamento fra Moratti e Tohir? Ma no, credo che sia un po' lo specchio del calcio italiano, il fatto che i campioni preferiscono andare da un'altra parte perché magari sono pagati è meglio, il fatto che gli stadi fanno schifo, lo spettacolo non è più all'altezza. Insomma, sono i soliti discorsi che si fanno sempre, però sfortunatamente è così. E come ti ripeto, io magari parlo da privilegiato perché adesso anche potrei andare allo stadio e avere il posto riservato per la macchina, il posto mio, però a volte non ti va perché è tutto scomodo, è tutto brutto e comunque onestamente lo spettacolo non è più all'altezza di, ti parlo fino a 10-15 anni fa, dove andare allo stadio, vedere Ronaldo, vedere Vieri, vedere questa gente qua era anche un piacere, insomma 2 ore in macchina te le facevi di coda per andare a vederli. Senti, ma se tu fossi ancora in attività, no, e dovessi scegliere oggi, che so, fra una squadra italiana, ma anche dove hai già giocato, come per esempio il Chievo, ed una squadra della Premier, per esempio, che ti posso dire il West Ham, che più o meno siamo sullo stesso livello, no? Cosa scegli? Perché secondo il tuo discorso, immagino che ad oggi tu sceglieresti la Premier, per esempio. Beh, tutta la vita sì, tutta la vita la Premier adesso, ma ti dico forse... Sì, perché al di là dell'esperienza di vita, però vedi proprio, non per fare retorica e per tornare ai discorsi prima, però è proprio tutto un altro mondo. Già da quando anche sei a casa, dal divano e ti colleghi, cioè vedi che lo stadio è pieno, vedi che ci sono le famiglie, vedi che l'erba è più verde, vedi che la luce è più forte, che illumina lo stadio, cioè è proprio tutto diverso. Cioè, poi io ti dico, ho avuto la fortuna anche di giocarci contro, di vedere anche gli stadi pieni grazie a questi campioni, però adesso anche questi campi in sintetico, che poi per me cioè, non è calcio, non è proprio calcio assolutamente. Ma c'è una soluzione secondo te? C'è una possibilità di uscire da questo momento di crisi, che non so, cambiando le leggi sugli stadi, cercando di migliorare da questo punto di vista, se ne parla molto in questo momento? Ma guarda, gli stadi penso siano rimasti, già quando all'epoca giocavo io c'erano degli stadi, degli spogliatoi che erano proprio inguardabili. Uno pensa a degli stadi bellissimi con tutti i comfort e invece sono rimasti ancora quelli di Italia 90, tanti stadi, soprattutto magari quelli minori, insomma dalle squadre di mezza classifica così, e quindi è tutto un sistema da cambiare. Poi abbiamo l'esempio lampante del Parma, che comunque tutti sapevano e nessuno poi ha mosso un dito, e adesso invece sta facendo gara per farsi belli, per cercare di salvare una situazione insalvabile, insomma di gestire una situazione ingestibile, perché che vuoi fare ormai? Ma io, ecco, per esempio, analizzando queste situazioni mi chiedevo, ma ecco, per esempio, come si fa a giocare sapendo che la squadra è già fallita, che il prossimo anno andrai via, cioè dove le trovi le motivazioni per giocare? È veramente difficile, no? Ma sì, magari le trovi perché comunque il giocatore, sai, scendi in campo te, è l'amor proprio, devi cercare di far bene per eventualmente trovare una squadra per l'anno prossimo, però è chiaro che se ti alleni male... alla fine non puoi neanche pretendere la domenica di giocare bene, e quindi onestamente il campionato è falsato, onestamente sarebbe è molto falsato, perché tante squadre giocano col Parma, tante squadre hanno perso punti, tante squadre non hanno giocato e quindi i punti li hanno guadagnati, quindi secondo me, a mio parere, almeno solo per il girone di ritorno, tutte le squadre dovrebbero avere o 3 punti o nessuno. Non che una ne ha uno, uno ne ha tre, secondo me è il male minore, è sempre una cosa bruttissima, però almeno che tutte le squadre abbiano gli stessi punti, perché sennò veramente diventa falsato in maniera ancora più enorme il campionato. Insomma, questa era la mia riflessione, poi che uno può condividere o meno. Sì, no, io dicevo che il Parma si è allenato bene solo per battere l'Inter, poi tutte le altre partite e per pareggiare con la Roma. Sì, ha pareggiato con la Roma, sì. Senti Massimo,
c'è anche una Sampdoria in questo momento, no, che sta sorprendendo. Comunque, tutto sommato, quello che volevo dire è che qualcosa di buono però si vede, perché squadre piccole, cioè, comunque riescono, come dire, a muoversi, a dire la loro. Quindi tutto sommato, se si riuscissero a risolvere certi problemi, c'è sotto la, come dire, la cenere, c'è qualcosa. Sì, sicuramente non è tutto da buttare, però come tu ben sai, cioè, il traino per l'Europa, per il mondo è l'Inter, il Milan, è la Juve, cioè sono queste squadre che devono dare l'input e devono dare, tra virgolette, il buon esempio calcistico nel giocare bene, nel far crescere i campioni e tutto. Poi le altre squadre sì, però ce ne possiamo accorgere fondamentalmente solo noi, che la Sampdoria sta facendo bene, che il Chievo magari per l'ennesima volta si salverà con 2-3 giornate d'anticipo, che il Palermo per un periodo ha giocato anche bene, però per il bene del calcio italiano è bene che si sveglino l'Inter e il Milan, perché la Juve, vabbè, insomma, il suo lo sta facendo, sì. Però serve l'Inter e il Milan, sì, perché poi si mette in moto tutto di conseguenza. Certo. Senti, a proposito di Juve, io la domanda più difficile te la devo fare: che pensi tu di Calciopoli e comunque di questa chiusura, no? Con questa guarda, ti dico, all'era di Calciopoli io con la Juve non ci ho mai vinto. ho sempre segnato, ma non ci ho mai vinto. Ho segnato parecchie volte, ma non ci ho mai vinto. E quindi no, beh, a parte. Beh, tu ci sei simpatico perché ci hai segnato tante volte comunque. Ho segnato, ma sono sempre arrivato lì e lì, poi alla fine mi ha sempre fatto credere, poi invece è successo e poi niente. Ma hanno chiuso, sono anche lì, insomma, vicende, ti dico onestamente, dal campo ogni tanto qualcosina, senza fare sempre i soliti discorsi, però è chiaro che qualcosina in campo si vedeva. Ti dico, io non ci ho mai vinto, quindi sulla mia pelle ho anche provato esperienze, quindi qualcosa sicuramente sarà stato. Adesso, di che portate, di che grandezza, magari non sa mai giocare, però in campo a volte ti rendevi conto che eri impotente, questo sì. C'era un po' di stress, forse, soprattutto penso fra voi delle squadre di media classifica, no? Quando si giocava con la Juve. Beh sì, perché ti rendi conto anche da, che ne so, dalle semplici stupidate, perché l'arbitro, tra virgolette, che ti vuole fregare non è quello che ti dà rigore, perché poi è una cosa eclatante che vedono tutti, e sì. Quando non ti fa ripartire, quando il fallo a metà campo te lo fischi a mezzo e mezzo, insomma, quelle piccole cose che spostano l'inerzia della gara da una parte, che tu, il calciatore in campo, capisci. Certo. E poi anche il rapporto che c'hai con gli arbitri, insomma, magari c'è gente che si permetteva di fare tante cose, mentre a noi di piccole squadre, di medie, appena alzavi un attimo il tono della voce allo sguardo era un'altra cosa. Va bene, no, cioè... no, va bene, va bene perché oggi ce lo racconti e speriamo di aver, come dire, speriamo che questa cosa però sia definitivamente archiviata in un modo o nell'altro, no? Che non debba ripetersi più, se non altro. Ma vabbè, sì, adesso sembra che comunque, visto che c'è stato un ricambio di tutto, di giocatori, di dirigenti, di arbitri, di tutto, che si vada alla meno peggio, insomma. Cioè, non sei molto convinto. No, ma è anche normale che comunque, parlando degli abiti così, un po' di sudditanza ci sia, perché senza colpevolizzare la Juve, è vero che comunque io l'anno, quello che abbiamo fatto col Chievo, che siamo arrivati a un punto della Champions, questi dicevano questi crollano, poi siamo arrivati lì fino alla fine, e mi rendo conto che le ultime partite sotto il giorno di ritorno eravamo anche scomodi per tante squadre, perché comunque se fossimo andati noi in Champions, qualche squadra più blasonata sarebbe rimasta fuori, quindi avrebbe perso soldi, quindi anche lì tante partite, se tu le vai a rivedere, ce lo ricordiamo bene. Ti rendi conto che abbiamo subito anche dei buoni torti, sì. Insomma, non è solo il fatto di della Juve di Calciopoli, era tutto un sistema che remava dalla parte sbagliata, che ma forse è un po' il sistema italiano, perché lo vedi anche dalle stupidate, cioè adesso io ho smesso di giocare, però comunque anche mi diverto a giocare a calcio 8, calcio 5, sì. E vedi sempre che c'è quello che cerca sempre di fregare l'arbitro, cioè capito, è un esempio stupido, però no, certo, è chiaro. Possa far rendere l'idea no, è chiaro. Di come interpretiamo noi
un po' tutta la faccenda. È purtroppo una mentalità che si è diffusa, sì. Esatto, è per quello che tu hai detto poi del calcio inglese e cose, perché è un'altra cosa, C'è più è un disciplina. altro mondo. Eh sì. Noi ti ringraziamo Ci ha moltissimo. fatto veramente tantissimo piacere averti come nostro ospite. Grazie a voi, mi sono trovato benissimo e quando volete il numero ce l'avete. Grazie, buona Grazie. serata, grazie a Massimo Buona serata e buon Mazzini. lavoro. Ciao ciao. Grazie. Ciao ciao. Beh, Laura, allora, insomma, non ci è andato Ci è leggero. andato giù duro, maglia, sì, e ci ha introdotto appunto al discorso che intraprenderemo adesso, quello sul calciopoli. Esattamente, adesso, visto che, ricordiamolo che questo fine settimana non si gioca il campionato, c'è la pausa per la nazionale, la così soprannominata Pausa di pausa di riflessione. primavera. O di riflessione, sì, puoi Beh, chiamare di per prima. l'Inter è una pausa di riflessione, mi Speriamo che sembra. serva questa riflessione. Speriamo, anche se tanti giocatori sono con le rispettive nazionali, quindi. Sì, c'è poco da allenarsi Sì, in ecco, gruppo, insomma. infatti. Comunque, volevo dire, visto che c'è questa sosta, poi la prossima settimana avremo modo, nel prossimo appuntamento, di ritornare sugli argomenti magari più tecnici che riguardano l'Inter. Possiamo parlare anche di questo discorso di Calciopoli con gli altri nostri ospiti e introduciamo in questo modo la cosa. Quando spuntarono le prime intercettazioni, l'inchiesta Calciopoli, il mondo del pallone travolto dallo scandalo, la Federcalcio commissariata, la Juventus in B, due scudetti revocati, la cupola, 41 indagati, un'associazione per delinquere in cima alla quale per i magistrati c'era il direttore generale dei Bianconeri, Luciano Moggi, l'uomo che pilotava il campionato. 9 anni dopo la Cassazione ha deciso che di quell'inchiesta non rimane più nulla, o quasi, nonostante gran parte dei reati siano stati commessi. I giudici, dopo 6 ore di Camera di Consiglio, hanno infatti confermato le condanne per Luciano Moggi e l'ex amministratore delegato della Juve, Antonio Giraudo, ma i reati sono stati prescritti e annullati senza rinvio. È stata così accolta la richiesta del procuratore generale che nella sua requisitoria ha ricordato come il campionato di Serie A fosse stato gestito da una vera e propria organizzazione criminale che usava schede telefoniche svizzere per non essere smascherata, come le partite venissero pilotate grazie ad arbitri compiacenti, come i risultati dovessero favorire i bianconeri, come chi era a capo di quel sistema pilotasse anche le nomine e le carriere dei direttori di gara e della Lega Calcio. Tutto vero, ha detto la Cassazione, ma nessuno pagherà. Prescrizione per Luciano Moggi, condannato a 2 anni e 4 mesi in appello. Stessa sorte per Giraudo, per l'ex vicepresidente della Federcalcio Mazzini, per l'ex designatore Pairetto. L'unica condanna rimasta è quella per l'ex arbitro Massimo De Santis, che aveva rinunciato alla prescrizione. Per lui 1 anno di carcere con pena sospesa. Per 9 anni abbiamo scherzato, è stato il commento di Moggi, forse non troppo lontano dalla realtà. Allora Laura, eccoci in diretta, abbiamo ascoltato insomma questa introduzione dal TG di La 7, però ha fatto un bel Sì. riassunto di quella che è la situazione, e dovremmo avere in collegamento con noi, se ci sente, Alessandro Placidi. Alessandro? Se mi sento, mi sentite voi? Sì, ti Sì, sentiamo, ti sentiamo, forte e ti chiaro. Bene, bene, già è qualcosa.
insomma, ci sentiamo, già è importante. E già qualcosa. Buonasera. Buonasera, Alessandra. Ti presento Laura Cirilli, che è con me qui in studio. Ciao Alessandra, piacere. Buonasera Laura, ciao. Allora Alessandro, parliamo, come hai capito, di quella che è la situazione di Calciopoli, di questa prescrizione, che però non arriva dopo un ribaltone come Moggi sperava, aveva più volte detto che sarebbe successo, ma arriva dopo comunque, no, una conferma di tutto l'impianto accusatorio. Questo è vero però in piccola, in parte, no, in grande parte, cioè, scusami, non ti voglio fare un torto, Luca. No, ma figurati, no. No, però in gran parte è vero, però c'è un però, e cioè la frode sportiva è stata cancellata, cioè Moggi non è stato riconosciuto colpevole di frode sportiva. C'è questa cosa dell'associazione a delinquere, eccetera, che viene tutto sommato commentata, confermata, scusami, in realtà. Però poi si dice e dicono, però non è luogo a procedere perché è una cosa prescritta. Quindi le cose prescritte è come se non ci fossero. Ora il discorso è questo. Bisogna aspettare innanzitutto che venga depositata la sentenza per leggere poi le motivazioni. Nel momento in cui saranno chiare le motivazioni di questa sentenza, comincerà tutto un iter particolare. Mi riferisco al fatto che la Juve ha chiesto il risarcimento dei danni, ha chiesto la restituzione degli scudetti, eccetera. La federazione gli ha risposto praticamente picche. Adesso però, ecco, bisogna capire. Certo è che cosa capiamo da questa cosa? Sicuramente c'è stato qualcosa di poco ortodosso, no? Chiamiamolo così, che ha portato la giustizia sportiva, vada bene, la giustizia sportiva a dire che Moggi aveva un comportamento, tra virgolette, delinquenziale. In questo modo la Juventus è stata poi retrocessa e due scudetti sono stati annullati, anzi tre. Il problema qual è che poi però tutta quella Juventus è stata poi l'artefice, il blocco della Juventus del campionato del mondo, no? Del 2006. Quindi è un'altra cosa all'italiana, dove non, alla fine non si capisce mai nulla, cioè non c'è mai una cosa chiara. Cosa significa dire sì è così, però ormai non ti posso fare più niente? È una cosa comunque, no? Un'assurdità. Sì, perché alla fine poi hanno ragione tutti, cioè questa cosa dà ragione a tutti. Certo. Quindi questo è, ora vedremo, insomma, ripeto, importante sarà le motivazioni. Come sempre, in una sentenza poi contano le motivazioni che hanno spinto a questa decisione. Questo qua. Anche perché poi penso che dalle motivazioni adesso della Cassazione dipenderà in qualche modo poi di tutto il discorso dei procedimenti civili, no? Ci sono dei risarcimenti in corso da dover ancora definire, quindi bisognerà vedere questi risarcimenti a chi verranno dati, se verranno dati. Cioè, la cosa poi tutto sommato non è neanche così finita. Beh, la cosa inizierà, tra un po' inizia, perché adesso è finito, cioè lui se la cava, no? In questo modo Moggi comunque non verrà condannato a livello diciamo civile, che poi quindi penale, che era la cosa più importante per lui. La giustizia sportiva si era già espressa. Sì. Ora ci saranno poi tutti i contenziosi a livello civile di risarcimento danni, a livello sportivo, e poi altre udienze, altri processi, altre cose. Risarcimento danni che tra l'altro Andrea Agnelli ha già chiesto. Ha chiesto svariati soldi e soprattutto i due scudetti li vuole indietro. No, allora lui ha chiesto oltre 400 milioni di danni. Sì. I due scudetti, ora io credo, insomma, che questo sia un po' più complicato, non penso francamente che vengano
paio di volte in Serie A, poi non vengono, cioè la Romania è che è stato poi sono stati assegnati solo uno, solo uno, attenzione, solo uno, non ce n'era un altro nel 45, vinse e la Spezia vinse uno scudetto che non fu mai riconosciuto, però è un campionato che c'era stato. No, 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 volevo dire un'altra cosa, Alessandro, volevo dire che dei due scudetti tolti alla Juventus solo uno è stato riassegnato, e sì, l'altro sì. No, è stato riassegnato, sì, in realtà... Quello che poi ti interessa la vicina, perché... Esatto, che è stato assegnato al Juventus, ma però pochi ricordano che il motivo in realtà per cui questo scudetto fu assegnato all'Inter fu per motivi di classifica, nel senso fu la UEFA a dire che siccome l'anno dopo bisognava giocare le coppe ci doveva essere effettivamente una classifica definitiva per decidere chi doveva andare nelle varie coppe, quindi come dire, chi ha fatto poi il processo, i giudici hanno dovuto scrivere una classifica, mentre invece quella dell'anno precedente non c'era questa necessità, e quindi non si era segnato. È una versione poetico-romantica, ma la realtà è la realtà. Sì, d'accordo, l'Inter è arrivato secondo, questa seconda, anzi, e quindi praticamente noi assegniamo, quindi per noi il piazzamento dell'Inter è questo, e quindi va l'Inter a fare la Champions League, insomma. Quindi non è, anche perché non è più come una volta che in Champions va chi vince lo scudetto e basta, come prima fino alla Coppa dei Campioni. No. Sì, sì. Ah, perfetto. Ti sentiamo benissimo. Sì, sì. Assorti da me. No, stavo ascoltando. No, dico, allora, sei un lazzarone, ok, quindi ti processi. Quindi ti processi. Sì. Oppure no, non sei un lazzarone, quindi ti assolvo. Queste sì. Sono le cose. Anche perché non ci venissero a raccontare, ma ci vogliono 9 anni per fare un processo del genere. Cioè, non è, tutto il rispetto, non è la strage di Piazza Fontana, insomma. No, certo, certo. Grande De Santis, che però non aveva fatto ricorso alla prescrizione, cioè non sì, voleva avere la prescrizione. Quindi, infatti è l'unico condannato. Sì, sì, insomma, perché lui probabilmente pensava che la cosa, insomma, si risolvesse in altro modo. Quindi, insomma, tra l'altro pena sospesa, insomma, quindi, sì, quello sì. Sì. Ma senti, parliamo anche un po' di calcio, va, scrolliamoci addosso questo peso e due parole sulla Lazio, perché è la sorpresa secondo me di questo campionato a questo punto. Tu per tanti anni l'hai seguita in radio, insomma, e quest'anno credo che sia la vera grande sorpresa, e se continua così potrebbe pure prendersi il secondo posto della Roma, che sarebbe veramente il colmo qui, no? Ma quello sarebbe proprio il colmo, anche perché se pensiamo a come erano iniziate le cose, come era iniziato questo campionato, con la Roma che era una candidata seria per lo scudetto, accreditata un po' da tutti a vincere lo scudetto, considerando il cambio anche di allenatore nella Juventus, quindi tutti magari dicevano la Juventus ha vinto 3 scudetti di seguito, poi non è più Conte e quindi adesso sarà dura
No, noi, noi li sentiamo benissimo. No, no, pensavo semplicemente di essere andato su una corsia preferenziale. Tutto. Ah, siccome la polizia davanti, quindi ecco. Quindi, voi mi sentite, ma allora mi vedo. No, non, non vogliamo farti arrestare, quindi sai. No, 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 è un auricolare, perché sai che io sono osservante delle leggi, sempre e comunque, quindi insomma non c'è nessun problema. No, no, non ho commesso nessuna infrazione, te lo posso confermare in diretta. E quindi il discorso, ecco, quindi è questo. Però c'è da dire che effettivamente la Lazio quest'anno ha iniziato con una campagna acquisti, a cominciare dal tecnico, da Pioli, molto molto interessante. Innanzitutto ecco, io partirei proprio dall'allenatore, perché Stefano Pioli effettivamente è una persona seria che lavora bene. Molte persone non conoscono anche la voce di Pioli, perché non, è difficile, no, che sta lì a fare interviste, cose, fa proprio nel pre-partita, nel post-partita, quindi è una persona molto seria, scuola Juve, io non lo dico con, no, con grande entusiasmo, insomma, questo, però ecco, è uno solo che lavora bene, ha comprato, ha fatto un mercato intelligente, anche fortunato secondo me, perché mi riferisco ad esempio a Terai, un giocatore fantastico che comunque è venuto per tutto sommato poco, un giocatore come lui che fa il reparto da solo in difesa, ha avuto la lungimiranza di aspettare Felipe Anderson, che è veramente un campione. Già, infatti, ma, perché non c'è un altro? Certo, ci servirebbe Felipe Anderson a noi. Sarebbe comodo un po' tutto, eh. Sì, no, ma se, vedi, se uno si fosse basato sulla passata stagione, perché Felipe Anderson non è arrivato quest'anno alla Lazio, c'è un anno, questo è il secondo, ripeto, se uno si fosse basato sulla passata stagione, l'avrebbe dovuto mandare via, tra virgolette. Sì, perché non aveva fatto niente. È stata una stagione molto, molto fallimentare, invece, ecco, lì c'è chi ci ha creduto e hanno fatto molto bene. Poi, ecco, l'acquisto di Basta, che è un po' sottovalutato, ma è un gran terzino, Basta. E poi tutta questa Paparolo, Biglia, è veramente Croce con la sua esperienza, come un portiere affidabile come Marchetti. Quindi, ecco, effettivamente la Lazio sta facendo un bel campionato, però se vediamo bene il gruppo e tutto quanto è una sorpresa fino a un certo punto. E poi c'è anche c'è un bel reparto anche giovane, tipo Keita, ma anche Cataldi, che comunque sta facendo. Tutti, Cataldi è veramente anche lui un ragazzo che viene nella primavera, ma gioca con il piglio di un veterano, perché effettivamente sembra di testa, mentalmente, come se avesse 60 anni. A me mette paura, spaventa per questo. Cioè, è un giovane, uno che ha 19-20 anni e però ha una maturità di un 60enne, e nel calcio questo è fondamentale. Quindi ecco, un gruppo veramente, veramente forte, insomma. L'unica cosa, ecco, il nemico della Lazio è la Lazio stessa, magari sono questi cali di tensione, cose che per esempio adesso ha fatto 6 vittorie consecutive, ma prima aveva perso malamente a Empoli, a Cesena, aveva lasciato dei punti per strada veramente così, da folli, ecco, e quindi questo è il vero nemico, insomma, potrebbe essere questo, per il resto sta disputando veramente, secondo me in questo momento è la squadra più in forma del campionato, è un piacere vederla giocare. È proprio bella da vedere. Sì, poi mette in difficoltà qualsiasi avversario, cioè tutti veramente hanno problemi a giocare contro questa Lazio. Ecco, senti Alessandro, l'ultima cosa, l'Inter? Ma l'Inter purtroppo è finito quel ciclo, allora, l'Inter prima era un disastro, no? L'Inter prima... Sì, quella che ci ricordiamo di te... Quella che ci ricordiamo di qualche anno fa era un disastro, era una squadra che spendeva tantissimo, il povero Moratti, che poi è una persona assolutamente rispettabile, uno che è appassionato, uno degli ultimi presidenti con veramente con il cuore proprio nerazzurro, e quindi spendeva l'ira di Dio ogni anno per poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Poi l'Inter di Mourinho credo che sia stata una delle squadre più forti di tutti i tempi, perché è riuscito veramente
conoscere tutto in poco tempo, con intelligenza, con brio, eccetera. E adesso gioco forza è un pochino ripiombata in questo interregno. C'è l'equivoco del presidente non presidente, che è un po' quello che ha la Roma, anche questi presidenti lontani, vicini, che non si capisce, e quindi questo. E poi ha una squadra comunque giovane, alcuni sono, mi riferisco, che ne so, un Guarin, questi sono giocatori assolutamente forti, però stenta molto, anche se, per come vedo io poi le cose, il ritorno di Roberto Mancini è stato importante. Quindi, Mancini il prossimo anno potrebbe un po', no, come dire, servire per uscire da questo pantano, almeno mentalmente. Io credo che Mancini sia la persona giusta, perché insomma, innanzitutto conosce molto bene l'ambiente, poi è uno che il calcio lo capisce molto bene, e quindi insomma effettivamente è la persona giusta. L'importante però è creare un gruppo di un certo tipo, e soprattutto non buttarsi giù subito. Per esempio, leggo a volte delle critiche ingenerose nei confronti di Ranocchia, che è un giocatore che a me piace tantissimo. Io sono innamorato calcisticamente di Ranocchia, può sembrare un'assurdità che tu ti guardi, però a me Ranocchia veramente Ranocchia a me piace molto. Il ritorno di Santon, per esempio, è una mossa molto azzeccata. C'è bisogno, non ci scordiamo, che pure Ranocchia, che è capitano, tutto quanto, ma quanti anni ha Ranocchia? Giovane, giovanissimo. Non più così giovane, comunque. Vabbè, c'ha 24 anni, più o meno. Vabbè, ma 24 anni, ragazzi, per un centrale difensivo è così, ma guarda che non sono tanti, quello è un ruolo delicatissimo. È un ruolo che alcuni giocatori soltanto nella seconda parte della loro attività hanno poi incarnato bene. Mi riferisco a Franco Baresi. Baresi è diventato Franco anni. Baresi. Vedi, ne ha 27? È dell'88. Vabbè, è cresciuto in un momento è tutto insieme, vedi. È cresciuto che ce ne siamo accorti. Esatto. No, comunque io ripeto, non mi rimangio nulla, nel senso che io credo che sia un giocatore che abbia anche bisogno magari di qualcuno, oppure di un reparto un po' più solido, che non è solido adesso il reparto difensivo. Quello sicuramente no, però è anche colpa sua. Ma anche colpa sua, sicuramente, non dico che poi sia insomma al di fuori da ogni responsabilità, però quest'anno insomma a volte un po' tutti hanno fatto, no, quello che gli pareva, insomma, quindi ripeto, non lo darei via, ecco, io insisterei con Ranocchia, con Santon, magari prendendo qualcun altro, perché insomma non... No, a me non dispiace, insomma, ti ho detto stravedo, quindi mi piace molto. Va bene, Alessandro, noi ti ringraziamo, ti abbiamo rubato parecchio tempo e ti lasciamo in modo che non imbocchi altre corsie preferenziali. No, ma neanche prima. grazie Alessandro, un abbraccione, buon lavoro, buona serata. Ciao. Spiazzante il modo in cui tu passi dalla sigla di Dawson Creek a queste canzoni. Un po' di tutto. A me piace, come dire, variare. Variare,
spiazzare chi è con me. Meno male. Poi hai visto, però ti hanno spiazzato adesso. Adesso c'è chi, la pensa, chi non la pensa come te su Ranocchia. Addirittura adorare Ranocchia, sì, mi spiazza, devo dire. Non, per me è impossibile anche solo pensarlo, però insomma, poi giustamente ognuno ha il suo parere, e come dico sempre io, se la pensassimo tutti allo stesso modo il mondo sarebbe una noia incredibile, certo. Però Ranocchio spero che venga, se non altro che non sia capitano, ecco, perché secondo me la fascia di capitano è veramente un'esagerazione. Sì, è pesante comunque, la fascia di capitano pesa, e bisogna avere una certa personalità, quella che Ranocchia ancora non ha dimostrato di avere. E poi insomma, ecco, ha 27 anni, quindi ormai è bello che è cresciuto, quindi lo dobbiamo aspettare ancora? Ecco, brava, esatto. È questa la domanda. A 27 anni si aspetta io. Un giocatore? Comunque, noi avevamo aperto anche un altro sondaggio, un po' una provocazione, il nostro sondaggio settimanale, e l'arrivo di Mancini al momento non ha migliorato la situazione dal punto di vista dei punti, questo intendevamo, e qualcuno parla della possibilità che Mancini possa voler andare via o ci possa essere un ribaltone. Il nostro sondaggio era: Giugno, voi cosa vorreste? Un cambio ancora tecnico, e magari andare su Mihajlovic, che pare rischi di voler andare al Milan, oppure fiducia comunque al Mancio, merita di partire dall'inizio una stagione tutta sua. È stato praticamente, adesso poi Laura leggiamo qualche messaggio dei nostri amici interisti su Facebook, ma è stato un plebiscito, perché sono tutti per Mancini. Sono tutti per Mancini, ma anche io, se posso dire la mia, certo. Io penso che Mancini debba restare, perché Mancini ovviamente non è un allenatore da subentrare in campionato già iniziato, come è arrivato quest'anno. Mancini ha bisogno, insomma, di iniziare la stagione, di iniziare la preparazione, ma soprattutto ha bisogno dei suoi giocatori. Ha bisogno di una squadra, dei suoi giocatori, quindi gli si farà un mercato, si spera. E poi ecco, ci auguriamo che il prossimo anno sia l'anno suo. Messaggi, allora leggiamone qualcuno. Per esempio il nostro amico Gianluca Gentili: Mancini ha bisogno di tempo, sta spiegando il suo calcio, poi se la prende con Mazzarri. Guarda come lo chiamano. Il Somari è rimasto un'annata e mezzo, devono dargli tempo e i giocatori che vuole. Stefano Tonelli ci dice: fiducia a Mancini, sfiducia a Toir addirittura. E questa è un po' un'esagerazione, fatto, no, ma poi soprattutto insomma la società non va toccata, no, perché non servirebbe a nulla. E poi ancora Luca Catanesi: se vuoi fare un gioco di qualità ci vogliono giocatori di qualità, quindi avanti con il Mancio, e Toir caccia fuori i soldi. Poi il nostro amico Stefano Flamment, che ci dice: il gioco non è deludente affatto, i risultati lo sono stati perché è mancata troppo spesso la zampata vincente, così come la buona sorte, problemi non risolvibili direttamente dalla panchina. Si dovrà migliorare la difesa e trovare una seconda punta guizzante ed incisiva, e Mancio ha spesso l'occhio lungo in campagna acquisti, quindi massima fiducia e straconferma del mister. Anche Lucia, nostra amica Lucia Lozzi: fiducia a Mancini senza dubbio. Poi addirittura c'è scritto il coordinatore degli Interclub Lazio Basilico, che salutiamo, che ci dice invece: riprendetevi Mazzarri, no? Insomma, un po' polemico, ma non so verso di chi, perché senti, siamo, come dicevo, un plebiscito i commenti di questo sondaggio. Alberto Rotatori: Mancini per ora non si discute, giudichiamolo dalla prossima stagione, quando ha costruito la squadra come vuole, certo, lui. Quello che dicevi poi anche te. E poi ancora Umberto Resta: Mancini non si tocca, guardasse bene chi manda in campo e chi lascia in panca. Però quindi comunque c'è un minimo di velo di polemica, c'è. Beh, qualche errore nelle ultime partite, sì, comunque sì, ha fatto, certo. Cioè, adesso se qualcosa sbaglia si può anche dire, non è un sì, ecco. Ovviamente se non avesse sbagliato nulla, cioè, avrebbe fatto anche più punti, credo, no? Esatto. Quindi errore, i risultati non sono arrivati, ma perché qualche errore c'è stato, non è stata solo sfortuna o perché i giocatori non sanno giocare a pallone, perché tanti che abbiamo noi veramente non sanno giocare a pallone, e anche qualche errore del tecnico, che però gli perdoniamo.
Esatto. Allora, stiamo preparando il nostro prossimo collegamento. Un attimo di base. Rieccoci, rieccoci qua in diretta, stiamo provando, vediamo un po' se riusciamo, forse sì, con quest'ultimo collegamento. Credo di aver pizzicato Boris Sollazzo in diretta, che ci sta sentendo, quindi se c'è è pronto, noi lo mettiamo subito in diretta con noi. Boris, ci sei? Eccomi qua. Ciao. Ciao ragazzi, come state? Bene, bene, bene. Diciamo che tutto sommato abbastanza bene. Nonostante tutto. I colpi bassi che ci dà l'Inter, ci rialziamo sempre. Beh, anche per il Napoli, Boris, è un momentaccio. Sapete che vi posso capire, insomma, con l'alto e basso, dicendo, mi pare che stiamo dimostrando parecchio anche noi. Beh, è un momento difficile tutto insieme poi per voi, perché comunque fino a qualche settimana fa il Napoli andava benissimo, sì. E poi improvvisamente c'è stata questa flessione, Boris. Sì, beh, dipende anche chiaramente, secondo me, dal fatto che si era operato un grande sforzo in precedenza, c'era un Europa League, la Coppa Italia, che non mordevano il freno e che non erano così presenti. Adesso non è un caso che secondo me sia Napoli che Fiorentina, che sono le uniche in corsa per tre traguardi, tra la Juventus, insomma, dopo la sconfitta all'andata della Coppa Italia, probabilmente non è in questa situazione, siano le più discontinue. Napoli è la squadra che in assoluto ha giocato di più, perché ha giocato anche due preliminari di Champions e la partita di Supercoppa, quindi ci sta, purtroppo. Questo è un momento della stagione in cui si può vincere con la Juve e perdere con il Chievo. Poi il Napoli lo faccia normalmente, quindi figuriamoci. Senti Boris, allora, io ho visto, anche se adesso il mio computer fa le bizze, che per giornalettismo, insomma, ti eri occupato anche del caso di Calciopoli, no? Sì, non è il tuo computer che fa le bizze, c'è stato un problema e quindi per ora l'abbiamo tolto, perché banalmente si è cancellato inavvertitamente parte del pezzo e si è stato incomprensibile, quindi... C'è qualcuno che vi sabota? Qualcuno che vi sta sabotando? Credo che ci sia arrivato fino a là. È un po' inquietante però questa cosa, anche che c'è il faccione di Moggi. No, sì, che non mi è mai successo che mi capi di, diciamo, un bug nell'articolo su Moggi, effettivamente mi colpisce pure me, insomma, però non voglio fare il complottista, ecco. Allora adesso, visto che noi facciamo questo sgub, ci racconti a voce quello che dicevi nella sì, in effetti adesso sarete gli unici a saperlo, insomma, ecco. Questo è vero. No, sostanzialmente la mia teoria era che è una teoria che dà fastidio, secondo me, sia agli juventini che agli anti-juventini, è che Moggi ha soltato intelligentemente anche lui un bug del sistema, diciamo. Perché chiaramente ha deciso di affrontare la cosa con la furbizia che ha sempre avuto. A me è ricordato un po' la parabola di Craxi, no? Craxi che cosa fa? Sa di essere colpevole, sa di aver partecipato, di essere stato protagonista di un sistema, no? C'è stato ieri 1992, sì. Quindi abbiamo fatto anche un buon ripasso. E che fa? Va in Parlamento e dice ci siamo comportati tutti così, alzatevi in piedi
e titolo anche voi, cioè, questo è un sistema, è un sistema a cui la politica deve la sua sopravvivenza, quindi non guardiamoci, anche un intervento coraggioso se vogliamo, non ci, l'Italia la conosce ancora meglio, la conosce ancora di più, le zone grigie, che cosa ha fatto? Si è consacrato minimamente di andare in Consiglio federale e dire guardate, alzatevi in piedi e dite che pure voi avete fatto qualcosa. Ha fatto quella dichiarazione a caldo, mi hanno rubato l'anima, che è stata forse l'unica caduta di stile, e poi però ha detto, dice, e qua io lo so, perché siccome io ero scelto di tutto questo, so che non ero solo, no? So che i punti di penalizzazione del Milan, cusciti addosso al Milan in modo da poter fare i preliminari di Champions e poi addirittura di vincere la finale di Champions League, sono uno scandalo tanto quanto la Juve in B, perché insomma c'era un sistema e non c'era solo la Juve, e lui per anni, spendendo anche parecchio, spendendo milioni di euro, ha messo su una squadra legale che è stata fatta da legali molto bravi, tecnici, proprio tecnici giudiziari e esperti di intercettazioni. Questi hanno vagliato tutta la documentazione, si dice che poi abbiano fatto anche qualcosa in più, ma non si può dimostrare, quindi noi non lo diremo. E insomma hanno raccolto una mole di informazioni su altri coinvolti, ma non arrivati al processo né sportivo né civile né penale, e di fatto secondo me il sistema a quel punto si è posto un problema. Salviamo lui, o almeno facciamo finta di salvarlo, salvando un minimo la faccia, no? Con la condanna a De Santis e la prescrizione che non è assoluzione, oppure facciamo che cadano, che un commoci cadano tutti i filistei. E quindi sostanzialmente io finivo quell'articolo dicendo se lo perdiamo lo siamo oggi, perché noi abbiamo questa abitudine, cioè Andreotti era l'unico politico mafioso, Craxi era l'unico politico corrotto, Gardini era l'unico imprenditore corrotto e Moggi era l'unico dirigente sportivo corrotto. Adesso però questo lo devi dire pure di Berlusconi. Ma a noi piace, Berlusconi è l'unico bravo, sì, è vero, è verissimo. No, ma io l'ho sempre sostenuto, Berlusconi a me è la cosa che. Ma è proprio questo il senso, no? È il modo che c'è, cioè, in Italia di cercare il capo espiatorio. Ti faccio un esempio, Berlusconi subì durante Tangentopoli, anche qualcosa prima, qualcosa come 500 perquisizioni della Guardia di Finanza. Nello stesso periodo la Fiat, che di certo non era una società né più piccola né esposta a determinate cose, ne subì solo 110. Ora, siccome le perquisizioni si fanno per avere le notizie di reato, faccio un po' di fatica a capire perché di una tale sproporzione, insomma, non riesco a spiegarmela. E per quale? Il motivo è molto semplice, perché in Italia a noi non ci interessano né i colpi né le colpe né i colpevoli, ci interessa che di fronte a un'indignazione momentanea ci sia uno a pagare, e in quel caso, e poi è per quello che arriviamo sempre al colpo di spugna, no? Craxi è tiriato, Andreotti assolto a tempo, cioè no, fino al 1980 l'hanno chiuso, poi no. Sì. Cioè che è meraviglioso, no? Che è una cosa. Ma chiuso a tempo, ma chiuso a tempo. E Moggi è prescritto, non assolto. Cioè, il punto è quello che poi Moggi, semplicemente più furbo degli altri, ha deciso di dire: sapete che c'è? Io so che avete fatto male le indagini, perché è vero, c'erano una quantità di intercettazioni mai tirate fuori. So che chi era con me a fare queste cose, quindi io sostanzialmente minaccio di tirarlo fuori. In queste udienze l'ha fatto costantemente, no? Ogni volta. C'è una volta Moratti, visto il personaggio, non si è fatto scrupolo anche di prendere persone che non c'erano più, diciamolo, come fa Chiesa. Bravissimo. No, ma anche persone che poi non c'entravano probabilmente nulla, ma che di cui aveva trovato nelle carte queste intercettazioni, e quindi si è salvato così, secondo me. Ma ha fatto bene, perché siamo un paese delle banane ed è giusto che insomma l'orangotango possa regnare in questo paese delle banane. Sì, è molto triste, ma il tuo ragionamento fila. Fila. Purtroppo sì. Fila. Sì. Vabbè, Boris, più che altro, però va detta una cosa, guarda,
in tutto questo ragionamento, che ora, prima ne parlavamo, bisognerà vedere quali saranno, no, quali saranno le motivazioni della Cassazione, perché lì dentro ci potrebbero essere comunque scritte delle cose interessanti, quindi forse bisogna comunque aspettare ancora un po' per leggerle, no? No, certo, questo chiaramente io lo specificavo anche nell'articolo, chiaramente finché non abbiamo il dispositivo non possiamo dire nulla, però io posso dire che in questi 9 anni almeno per 6 l'ho seguito, sì, udienza per udienza, ho fatto più servizi, quindi so di, a cosa mi trovo di fronte, e so anche come si è arrivati, insomma, ai tempi di prescrizione, quindi sono tutti infelici ma contenti, no? Il PC perché può dire di avere ragione, Bocci perché può dire alla fine di non aver fatto un giorno di pena, c'è Curio che è stato fregato, ma un po' come è sempre stato nella sentenza con Bocci, è De Santis che ha rinunciato alla prescrizione come Bettini e Dattilo, solo che Bettini e Dattilo sono stati considerati fuori da ogni cosa, e De Santis secondo me non c'erano grosse ragioni per giuridiche per dargli quella pena là, perché poi secondo me l'inchiesta è stata messa su veramente male, nonostante le prove e tutto il resto, però chiaramente se non si fosse stato, se non fosse stato preso e condannato Von De Santis, sarebbe cambiato, sarebbe crollato tutto l'impianto accusatorio, però insomma secondo me in Italia bisogna smettere di postare i processi fuori dalle aule, insomma le leggi ci sono e devono essere rispettate anche nel modo in cui si presentano le carte prove, non si possono fare i processi sui giornali e poi non avere la forza di confermarli con le carte, insomma, anche perché poi invece i pesci piccoli, come il sottoscritto, quando c'è una querela e porta le carte non conta nulla perché magari quello è più forte, quindi insomma la giustizia deve essere sicuramente molto molto più seria in Italia, altrimenti continueremo ad avere dei colpi di spugna a scoppio ritardato, no? Gente che viene condannata e poi però regolarmente non si fa neanche un giorno. Va bene, Boris, prima salutandoci, prima hai nominato 1992, stiamo parlando di Calciopoli, di processi, la consigliamo questa serie TV? Ma assolutamente sì. Sì, a parte c'è una Miriam Leone meravigliosa e basterebbe insomma per il pubblico maschile anche solo lei, ma io trovo, insomma, noi avevamo 14 anni, sembrava una rivoluzione, un momento storico, uno dei momenti storici più importanti, forse insieme al 2001 della nostra storia, raccontata secondo me, scritta straordinariamente da Rampoldi, Sardo e Fabbri, che sono secondo me tre sceneggiatori che segneranno la storia futura del cinema e della TV, perché hanno la capacità, veramente il coraggio, di andare a raccontare cose che altri non avrebbero nemmeno l'incoscienza di immaginare. E molto ben recitato, un grande Stefano Accorsi. No, devo dire, io l'ho trovata veramente notevolissima, la consiglio, anche meglio di Comorra e di Romanzo Criminale, che pure avevo apprezzato. E anche con una sottile ironia che a volte ci sta benissimo, c'è cioè quella scena nel bagno con l'incontro con Berlusconi che non si vede, ed è veramente straordinario. Sì, no, ma anche il monologo di Stefano Accorsi su Non è la Rai, per 25 anni la sinistra ha cercato di teorizzare la televisione berlusconiana riuscendo ad essere solo moralista e bacchettona, e lui riesce a fotografarla in 90 secondi in un monologo straordinario, cioè, secondo me molti di quelli che la stanno criticando è perché disturba molti dover dimostrare, dover riconoscere chi eravamo e chi siamo, sì, insomma, perché quella serie ci dice molto dell'identità del nostro paese. La penso esattamente come te. Boris, grazie, un abbraccione. Grazie. A voi, un abbraccio forte, forza Napoli, anche se voi non approvate. Lo concediamo, dai. Concesso. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao. Viva Benito.
E se allora? Dyson Creek era il tuo telefilm, Buffy, concedimelo, è il mio, ecco, ma anche solo per la sigla. Ma anche il mio, infatti lo, come vedi è presente tra la nostra musica. Buffy, Angel, poi quello che è uscito da Buffy, insomma. Beh, sono state, erano le serie del 2000, sì. Va bene, allora, siamo in chiusura anche per questa settimana, cara Laura, che in chiusura che altro possiamo aggiungere? Forza Inter, sempre solo. Sempre solo. Fondamentale. Questa volta non diciamo, speriamo di risentirci dopo belle partite, che comunque partite neanche ce ne sono. Non ci sarà la nazionale però. Che ci interessa. Ci interessa e non ci interessa. Ma tra l'altro io adesso penso quanto mi occupo della nazionale, ma la partita per cui si ferma il campionato sono amichevoli o sono Una amichevole e una è qualificazione. Ok, qualificazione, va bene. Vedremo. Tra l'altro si parla, poi magari ecco quando ci avvicineremo all'estate parleremo anche meglio della situazione, magari esempio del prossimo mondiale. Perché per me è assurdo veramente che nel 2022, se non sbaglio, si debba giocare un mondiale a Natale. Non so come si farà con i campionati. Ci sarà una pausa lunga. Perché sì, da però, novembre a dicembre giocano, quindi... Però una pausa lunga comporta poi giocare fino a tardissimo. Sì, o si inizia prima. Non so, non mi piace per niente l'idea di un mondiale a Natale. Però bisogna provare. Non ci sarà sosta, la sosta che poi natalizia a noi ci massacra quello sempre. Esatto, quello sicuramente non ci sarà, però ti massacra ancora di più, sì, perché i giocatori giocano un mondiale a metà campionato, secondo me è una cosa distruttiva proprio, cioè tu giochi metà campionato, poi giochi il mondiale e poi giochi l'altra metà di campionato. L'unica cosa positiva tra virgolette, che non sarà distruttiva solo per noi ma per tutti i campionati comunque saranno falsati, questo sicuramente, almeno quelli più importanti, sì, quelli europei. Va bene, senti, noi ci salutiamo qui. Laura, grazie a te Luca, e ci sentiamo la prossima settimana. Oui, ciao. Sei per un gol, io darei la vita, la mia vita, in fondo lo so. Sarà una partita infinita. El sol en el vento, la mia festa è sempre.